archiviato la presunta parentopoli al Petruzzelli, un atto che mette definitivamente la parola fine ad una vicenda montata d'arte dal PDL Varese. Contestate le procedure di reclutamento del personale alla Fiera del Levante, in poche ore chiuse le selezioni, si annuncia battaglia. Celebrato il 70° anniversario della difesa del porto e del palazzo delle poste dall'esercito nazista, avvenuto il 9 settembre del 1943. Ben ritrovati su CGL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli in conferenza stampa. La CGL di Bari ha mostrato la sentenza con la quale la procura ha archiviato la presunta parentopoli al Petruzzelli di Bari, un atto che mette definitivamente la parola fine ad una vicenda montata d'arte dal PDL Varese. Sentiamo l'intervista a Pino Gesmundo, segretario generale della CGL di Bari. La giustizia finalmente ha fatto il suo corso, ha dato ragione alla nostra impostazione, la CGL non c'entra nulla, la CGL ha sempre lavorato all'interno di quella struttura in maniera corretta. Ora, sicuramente grande soddisfazione, ma una grande tristezza per i lavoratori che purtroppo in questa vicenda, in quanto parte più debole, hanno perso il loro posto di lavoro. Quindi questa è la tristezza rispetto a questa vicenda, ma sicuramente non ci fermiamo, a questo punto ci sentiamo nelle condizioni di andare avanti e di provare a recuperare per i lavoratori, per quello che i lavoratori stanno pagando, in maniera inconsapevole e incolpevole soprattutto. È stata proprio la CGL di Bari a presentare un esposto alla procura a seguito di un video che il PDL aveva fatto circolare su YouTube riguardante questa presunta parentopoli, quindi è stata proprio la CGL a chiedere giustizia su questo caso. Non avevamo problemi noi a chiedere l'intervento della magistratura, penso che il PDL avrebbe dovuto fare quello se veramente voleva chiedere verità e giustizia, invece ha preferito utilizzare lo strumento mediatico, aprire una campagna di diffamazione nei confronti della nostra organizzazione e di tutta la gestione del Teatro Petruzzelli. Ora pagano, perché pagano soprattutto in termini di immagine politica, perché evidentemente è stata un'operazione politica sbagliata che adesso gli si torcerà contro. Ma pagheranno, penso, stiamo verificando con il nostro collegio legale, anche sul piano civilistico, perché sono stati fatti danni all'immagine, non solo alla nostra organizzazione, ai nostri dirigenti sindacali, ai lavoratori. Stiamo verificando la possibilità di chiedere un risarcimento danni da devolvere ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Con questa archiviazione si mette davvero la parola fine a questa presunta parentopoli? L'ha detto il magistrato dopo una serie di inchieste, un anno e mezzo di indagini, siamo stati tutti interrogati, abbiamo fatto la trafila davanti ai giudici. Ora, a questo punto penso che la parola fine sicuramente è stata messa. Poi capisco che qualcuno vuole interpretare le sentenze a modo suo, ma insomma il PDL ha problemi ovviamente ad applicare le sentenze. Ora vediamo tutto quello che sta succedendo anche in campo nazionale, se non basta un terzo grado di giudizio perché una sentenza possa essere applicata, capisco che diciamo hanno difficoltà ad interpretare le sentenze, ma su questo diciamo non è un nostro problema. Per noi la storia, la parentopoli è finita, non perché lo diciamo noi, non perché lo dice il PDL, ma perché lo dice la magistratura, e quindi su questo diciamo mettiamo sicuramente un punto, ma non finisce la storia della CGL per i Petruzzelli, a favore di una politica sana dei Petruzzelli, perché quel teatro riprende a brillare. Purtroppo, diciamo, dal nostro punto di vista, la gestione di quest'ultimo anno e mezzo del commissario non è una gestione che può essere considerata positiva. La CGL di Bari contesta le procedure di reclutamento del personale alla Fiera del Levante. In poche ore sono state chiuse le selezioni ed ora il sindacato annuncia battaglia. L'ente fiera, che ha affidato a terzi la selezione del personale proprio per garantirne la massima trasparenza, avrebbe però dovuto essere più vigile sulle modalità con cui le aziende che si sono aggiudicate l'appalto hanno condotto le selezioni. Commenta così Anna Lepore, segretario generale del NIBIL della CGL di Bari, le modalità di reclutamento delle selezioni effettuate dalle società incaricate dalla Fiera del Levante di selezionare gli addetti alla guardiania e ai servizi fieristici. Nella comunicazione pubblicata sul sito della Fiera il 5 settembre, infatti, non veniva specificato né per quanto tempo sarebbe rimasta aperta la selezione,
né i criteri di valutazione dei curricula pervenuti, né tantomeno il numero di addetti richiesti. Si parlava genericamente di personale necessario, per non parlare del fatto che si specificava che sarebbero state prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate via mail, escludendo di fatto una fetta consistente di possibili candidati sprovvisti degli strumenti necessari ad inviare il curriculum. Come se non bastasse, dopo solo 24 ore non era più possibile inviare la propria candidatura. Com'è possibile parlare di trasparenza nelle assunzioni con queste modalità, continua Anna Lepore? Non sappiamo e non sapremo mai quante persone sono state assunte e secondo quali criteri. Una roulette, un affidarsi ad un fatto che agisce seguendo strade imperscrutabili. Ma qui si parla della vita delle persone, della possibilità di lavorare anche solo per una settimana e dunque, per rispetto di tutti quelli che dignitosamente cercano un lavoro pur con queste modalità discutibili, la CGIL di Bari si aspetta che almeno vengano rese pubbliche quanto prima tutte quelle informazioni che restituirebbero una parvenza di correttezza ad un metodo che è veramente difficile definire civile. E chiudiamo parlando delle celebrazioni per il 70° anniversario della difesa del porto e del palazzo delle poste dall'esercito nazista, avvenuto il 9 settembre del 1943. Convegno sul ruolo di Radio Bari, voce libera nell'Italia ancora occupata. Vediamo. L'atteggiamento incerto e passivo di Badoglio, dopo l'annuncio alle 19.45 dell'8 settembre del 1943 dell'entrata in vigore dell'armistizio e della cessazione delle ostilità contro gli angloamericani che da nemici diventarono alleati, alimenta ancora oggi la ricerca e il dibattito storiografico. Con la fuga a Brindisi del re, del capo del governo, dei vertici militari e con la scelta di non opporsi ai tedeschi, nella speranza di evitarne la reazione, si delineò una situazione caotica che suscitò preoccupazione nei comandi alleati. La situazione determinatasi dalla mancata difesa di Roma allarmò gli angloamericani. Con un telegramma il 10 settembre il generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate nel Mediterraneo, invitò Badoglio a mettere da parte ogni esitazione. Le clausole armistiziali prevedevano infatti la tenuta della capitale e la garanzia dell'accesso ai porti navali nell'Italia meridionale. Solo quest'ultima condizione si concretizzò per la forte resistenza di cui furono protagonisti il 9 settembre in Puglia alcuni reparti militari sostenuti dai civili a Taranto e a Bari e in diverse altre località della regione. Si impose all'attenzione il giorno successivo all'armistizio la resistenza vittoriosa al porto di Bari, al palazzo delle poste e delle telecomunicazioni, ai grandi magazzini militari di via Napoli. Intuì il pericolo e si mobilitò immediatamente il popolo di Bari Vecchia. Il generale Bellomo fu avvertito dalle donne dei quartieri a ridosso del porto, mentre ragazzi e giovani portuali, tra cui il quindicenne Michele Romito, lanciavano bombe su un'autocolonna tedesca. Militari delle diverse armi, marinai, finanzieri, bersaglieri, carabinieri, vigili urbani, ancora impiegati delle poste, tecnici di Radio Bari, al porto e in diversi altri punti della città, nullificarono il piano distruttivo dei tedeschi. La resistenza nella realtà pugliese meridionale trovò in Radio Bari una voce autorevole e rappresentò un vantaggio consistente e inaspettato da parte degli alleati, che trovarono sgombri i porti e gli aeroporti e intatti tutti gli apparati delle telecomunicazioni e dell'informazione. Se ne è discusso durante il convegno organizzato nell'ambito delle iniziative per celebrare il 70° anniversario della difesa del porto del Palazzo delle Poste di Bari dall'esercito nazista. L'esperienza di Radio Bari fu unica nel suo genere perché l'emittente barese iniziò immediatamente a trasmettere le prime notizie sullo sbarco angloamericano in Puglia e sulla lotta antitedesca, anche per iniziativa di un gruppo di antifascisti che alla fine degli anni 30 aveva aderito al gruppo liberal-socialista fondato proprio a Bari da Tommaso Fiore. Bene, termina qui questa puntata. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci sul nostro canale CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che questo settimanale di approfondimento va in onda su Delta TV tutti i giorni. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.